Ma a caldo le emozioni erano tante, anche se magari al momento non realizzi bene quello cosa è accaduto. Oggi sicuramente fa piacere vedere tanta gente che ti scrive, ti fa complimenti, quindi magari oggi riesco a realizzare a mente fredda quello che è accaduto e mi godo il momento, ecco. Già il sogno è giocarci in nazionale, poi giocare e fare anche gol per un difensore penso sia una giornata da incorniciare. Fare bene nell'Atalanta vuol dire anche avere una chance di essere richiamato in nazionale, quindi le motivazioni qui sono elevatissime. Il Tire lo devo ringraziare perché ormai è consuetudine, quando era qui, prima di ogni gara mi dava una frase per caricarmi, adesso purtroppo non c'è più e allora mi deve mandare un messaggio ogni paio d'ore prima della partita, quindi ogni volta riesce a trovare delle parole bellissime e il messaggio che mi ha mandato ieri sera era da brividi, quindi lo ringrazio pubblicamente. Sicuramente sono stato felice di essere accostato a queste grandi squadre, però non ho mai perso la motivazione perché penso che già giocare a calcio per me è la motivazione più grande, quindi sono felice di essere qui, gioco in Serie A e ogni allenamento deve essere per me una motivazione perché mi devo conquistare comunque un posto da titolare e devo cercare di fare il meglio possibile. Adesso gli obiettivi sono anche aumentati perché ho questa chance di giocarmi queste mie possibilità in nazionale, quindi penso che le motivazioni sono tantissime. Poi nel calcio quello che viene. Se viene qualcosa in più siamo tutti contenti, ma io sono già pienamente felice di essere rimasto qui. Ma sicuramente quando sei nato e cresciuto a Roma, penso che Bergamo non avrei mai immaginato di un giorno di trasferirmi a Bergamo. Ecco, sicuramente quando sei giovane non, speri di non andartene mai dalla tua città, però quando capisci che poi se vuoi fare questa professione devi cominciare a girare come. Soltanto pochi casi sono, hanno avuto questa fortuna, però io ringrazio Bergamo perché ho trovato innanzitutto una città splendida, una città dove è nato il mio secondo figlio, è una città dove ormai sono qui da 6 anni e mi trovo benissimo, penso di molto probabilmente mi fermerò anche a viverci perché ho comprato anche casa, quindi non posso che dire grazie a questa città che mi ha permesso di arrivare qui, insomma. Alla fine quello che conta penso sia i punti e penso alla fine le due reti che non sono da buttare via, ecco, non penso sia tutto da buttare via, adesso abbiamo 4 punti e si vedrà.